dal campo sportivo il Don Mauro Bartolini di Ascoli Piceno, terza giornata di campionato Atletico Ascoli e Campobasso con Bonacchi, Nonni, Gonzales che hanno fatto davvero benissimo a piedi Monte Matese contro il Matese. Lombari cerca il traversone che diventa quasi un tiro ma controlla comunque Pompei. Comunque resta in avanti il Campobasso con questo calcio d'angolo, sempre Maldonado. In area di rigore va sul secondo palo a Bonchele di testa, Madi a Bonchele, Campobasso in vantaggio al trentesimo. Il gol è di Madi a Bonchele. Vecchiarello alza la testa, cambia tutto, bella la palla per D'Alessandro, tutto regolare D'Alessandro, il pallonetto che termina sopra la traversa di Esposito, aveva tagliato in due la difesa del Campobasso. Direttamente a Lombari, la traversone di Lombari, sporcato Ripa, Ciccio Ripa, 2-0, 2-0 di Ripa, il 37esimo. Maldonado alza la testa, il traversone sul secondo palo, la testa, palla che resta lì a Bonchele, la girata col sinistro che termina alto sopra la traversa. Queste condizioni meteorologiche, Maldonado sbaglia l'attimo e perde il pallone, la sfera arriva poi sui piedi di Clerici, la mette dentro Clerici, la conclusione e c'è il gol dell'Atletico Ascoli. Dovrebbe aver segnato lo stesso Clerici. È proprio così, palla che arriva proprio al numero 10 argentino, attenzione la girata e il pareggio. Il pareggio dell'Atletico Ascoli, il gol di Severini, la doppietta di Severini che mette a segno oggettivamente un bel gol. La squadra locale di mister Pirozzi, occhio al pallone che arriva in area di rigore Esposito, palla che resta lì, la conclusione di Minicucci. E finisce qui il match 2-2 tra Atletico Ascoli e Campobasso, due gol per parte, due gol per tempo con le reti di Bonchele e Ciccio Ripa, la risposta splendida di Mirko Severini.